Un uomo d'onore non si può presentare da solo a un altro uomo d'onore, poiché nessuno dei due avrebbe mai la certezza di parlare effettivamente con un uomo d'onore. Ci deve essere sempre un terzo uomo d'onore che li conosca entrambi e li presenti, dicendo lui è come a noi, oppure lui è la stessa cosa, questa è la cosa nostra. La parola mafia è un'invenzione letteraria, i veri mafiosi sono chiamati semplicemente uomini d'onore o soldati. Ognuno di essi fa parte di una famiglia. Nella famiglia vi sono il capo, eletto dagli uomini di onore, che a sua volta nomina il sottocapo e uno o più consiglieri. Se però la famiglia è grande, anche i consiglieri sono eletti. Poi ci sono i capi decina. Il capo della famiglia viene chiamato rappresentante. Le famiglie sono riunite a tre a tre ed esprimono un capo mandamento, che è la persona votata dalle tre famiglie per rappresentarla in commissione. I membri della commissione ai miei tempi duravano nella carica per 3 anni, ma non so se tuttora vengono rispettate queste regole. Attualmente la profonda degenerazione dei principi ispiratori di Cosa Nostra ha portato come conseguenza che queste regole vengono rispettate solo formalmente, perché nella realtà la commissione è lo strumento attraverso il quale colui o coloro che dominano impongono la loro volontà. Dopo la commissione c'è la commissione interprovinciale, che è costituita dai rappresentanti delle province di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. L'interprovinciale tratta problemi che vanno al di sopra dell'interesse della piccola borgata. Se si dovesse decidere, è solo un esempio, un colpo di Stato, allora si riunirebbe la commissione interprovinciale. Nell'interprovinciale da 1 a 10 comandano Palermo 10, Trapani 8, Agrigento 8, Caltanissetta 6, Catania 4. Ogni uomo d'onore si sente tale e lo sa e se lo ripete dentro di sé continuamente e si sente superiore a qualsiasi altro malvivente. Quando vede i ragazzi della criminalità comune li osserva bene, li coltiva nell'ipotesi di farne entrare qualcuno nell'associazione, ma li guarda sempre con un certo distacco, perché sono elementi rozzi, immaturi, che possono mettersi a fare delle cose che un uomo d'onore non dovrebbe fare. Lo sfruttamento della prostituzione, per esempio, che la mafia non ammette. La furbizia di Cosa Nostra è sempre stata quella di essere l'associazione degli uomini d'onore, una cosa segreta e per pochi, ma di restare contemporaneamente collegata con la vita normale, con i mestieri e le professioni della gente. Dentro la mafia c'è di tutto, a parte giudici e poliziotti c'è gente di tutti i tipi. Il mafioso è come un ragno, costruisce ragnatele di amicizie, di conoscenze, di obbligazioni. Noi altri siamo uomini d'onore, gli altri sono uomini qualsiasi. Mi scuserete di questa differenza che io faccio tra mafia e delinquenza comune, ma ci tengo, siamo uomini d'onore, siamo l'elite della criminalità. Siamo assai superiori ai delinquenti comuni. Siamo i peggiori di tutti. Paolo Campo, famiglia di Ribera, anni 70. Mi protesto innocente del reato di associazione di tipo mafioso perché non ho mai delinquito. Devo però dire che sono nato e morirò mafioso, se per mafia si intende, come io intendo, fare bene al prossimo, dare qualcosa a chi ne ha bisogno, trovare lavoro a chi non ne ha, prestare soccorso a chi è in difficoltà. In questo senso sono stato e sono considerato e mi considero mafioso. Io non ho mai prestato alcun giuramento per aderire alla mafia. Io sono nato mafioso. Tutti hanno una Bibbia. E tutti pregano, in tasca hanno sempre un santino, l'immagine di un Cristo o di una Madonna. Sono religiosissimi e ostentano la loro devozione. Tutti noi uomini d'onore pensiamo di essere cattolici. Cosa Nostra si vuole farla risalire all'Apostolo Pietro, spiega il pentito Leonardo Messina. Benedetto Santa Paola, capo della famiglia di Catania, studia all'Istituto Salesiano San Gregorio, frequenta l'oratorio di Santa Maria delle Salette
sogna di fare il sacerdote, poi sceglie di fare l'assassino. Il Papa di Croceverde Giardina, Michele Greco, tiene sempre in mano un Vangelo e due breviari. Nella sua cella recita la liturgia delle ore, i salmi, la lode mattutina, la lode dell'ora terza, dell'ora sesta, dell'ora nona, i vespri e la compieta, che è la preghiera della notte. Devoto è il sanguinario Luciano Ligio di Corleone, devoto è Giuseppe Piddu Madonia di Vallelunga, che quando lo arrestano ha una valigia piena di immaginette sacre, e devoto è quel Filippo Marchese che prima di strangolare qualcuno si fa sempre il segno della croce. Devoto è Bernardo Provenzano, rifugiato in un miserabile casolare nelle campagne dietro Corleone, dove in ogni angolo aleggia lo spirito divino. Con la tonaca addosso sembra un prete Don Agostino, è svelto di cervello, furbo come un saraceno. Alla sua parrocchia a Carini e la sua masseria Lo Zucco, un paradiso terrestre incastrato nell'ultima gola della Conca d'Oro. A 13 anni entra in seminario, a 29 sposa Totò Riina e Ninetta Bagarella, a 51 si sposa lui. Fra le sue tante avventure, una notte d'inverno diventa mafioso. Non lo sa quasi nessuno che l'hanno fatto i corleonesi, non lo sanno neanche quelli che dovrebbero saperlo. Il clero siciliano è diviso, un questionario distribuito fra i sacerdoti di Palermo svela che sono ancora troppi i parroci indulgenti verso i boss. In molti non avvertono Cosa Nostra come un pericolo vicino. Il 15% dei preti intervistati mostra una piena consapevolezza della specificità del problema mafia. Il 20% ne ha una conoscenza stereotipata, talvolta esprimendo critiche dirette soprattutto nei confronti della magistratura. Il 65% manifesta ancora una certa ambiguità nell'affrontare il tema e la presenza mafiosa sul territorio non viene vissuta come una questione di diretta competenza della Chiesa. Non sembra apparire una minaccia diretta. La ricerca è pubblicata nel 2008. Il carcere non fa paura agli uomini d'onore. Per loro non è mai definitivo, è sempre provvisorio. Anche se la condanna è l'ergastolo, prima o poi la libertà arriva. È una certezza per gli uomini d'onore. Prima però il carcere bisogna farlo. E con dignitudine. Il carcere dei mafiosi è Luciardone. Era il giorno di Pasqua del 1984. Facemmo un'indimenticabile mangiata alla settima sezione. Arrivò il furgoncino del ristorante, la Cuccagna. Le guardie restarono a bocca aperta. C'erano le casse di Don Perignon e le aragoste ce le tiravamo in faccia. Giuseppe Guttadauro, uomo d'onore della famiglia di Bancaccio e star della sanità palermitana, parla nel salotto di casa sua con tre amici. È intercettato da una microspia, ricorda il suo Luciardone. L'ho scelto. Primo perché lo amo e l'amore non guarda tante cose. Poi perché ho in lui una stima e fiducia. La stessa stima e fiducia che ho in mio fratello Calogero, ingiustamente coinvolto in tanti fatti. Io amo Riina perché lo ritengo innocente. Lo amo nonostante la differenza di età, 27 anni io, 41 anni lui. Lo amo perché la corte d'assise di Bari mi ha detto che Salvatore Riina, assolto con formula piena da tanti delitti, non si è mai macchiato le mani di sangue. Il mio fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 1969, 2 anni fa, dopo che Totò Riina fu assolto e scarcerato. Quando venne scarcerato, una sera venne a Corleone, ma io non l'ho visto quella sera. Dopo 20 giorni fu mandato al confino. Ha avuto il permesso di sostare 48 ore a Corleone. È stata in quell'occasione che ci siamo fidanzati. Da allora non l'ho più visto. Mi giudicano male, perché io, insegnante, mi sono innamorata e fidanzata di uno come lui. Ma io con Salvatore ci conoscevamo da bambini, io sentivo di amarlo, ma forse non sono una donna, non ho il diritto di amare un uomo e di seguire le leggi della natura?
Questa intervista è stata raccolta il 27 luglio 1971 da Mario Francese, cronista giudiziario del Giornale di Sicilia. Mario incontra Antonina Bagarella la mattina del giorno prima in tribunale. Ninette è a Palermo perché i giudici la vogliono inviare al soggiorno obbligato. 4 anni in un comune del nord per stroncare l'attività in favore della cosca di Luciano Liggio. Indossa un vestito a fiori, è bella, mora, con 2 grandi occhi neri. Il giornalista che parla con lei, un segugio, uno che fa bene il suo mestiere, in quella Palermo che non vede, che non sente, sarà ucciso 8 anni dopo, il 26 gennaio 1979, di sera, sotto casa sua, su ordine di Totò Riina. Io sono alto 1,61 nella tessera. Misurato l'altro giorno al carcere sono 1,59. Se uno dice di conoscermi e poi sbaglia 10, 15 o 16 centimetri, queste sono accuse infamanti, tragedianti, accuse fuori dal normale. 15 centimetri per un uomo è come 1 metro. Scusasse Presidente se mi alzo, ecco qua quanto è alto Salvatore Riina. Io non ho dato ordine di uccidere trasversalmente a nessuno, perché a me non ha mai fatto male nessuno. Io ho sempre lavorato per me e per la mia famiglia. Non ho avuto ingranaggi con queste persone. Signor Pubblico Ministero, non diciamo latitanza. Io in realtà, a me non mi ha mai cercato nessuno. Io ogni mattina andavo a lavorare. A me non mi ha mai fermato nessuno. Prendevo il treno per andare a Trapani, prendevo l'autobus. A me non mi ha mai detto niente nessuno.